Con questo tutorial vediamo limiti notevoli di funzioni esponenziali e logaritmiche. Utilizzeremo sempre queste regole. Partiamo da questo esempio. Per risolvere questo limite dovrò applicare questa formula e andrò a fare un cambio di variabile. Andrò a porre 4x2 uguale a t. Ora se al posto di x sostituisco 0 posso dedurre che t tende a 0. Vado ora a sostituire qui all'interno. Al posto di 4x quadro ho sostituito t. Qui a denominatore ho x alla seconda, da qui ricavo quanto vale x alla seconda in funzione di t, ossia un quarto t e allora qui ho scritto un quarto t. In questo modo ottengo un limite notevole, che è questo, ossia segue questa regola. Questo limite se qui ho una potenza k sarà uguale a k, allora questa quantità complessivamente tenderà a 3, ossia la potenza di 1 più t. Osservo poi che questo 4 lo posso portare al numeratore e allora ottengo 4 per 3 e quindi si ha 12 come risultato. In questo esempio dovrò utilizzare sempre questa formula. Posso osservare direttamente che questa quantità è un limite notevole visto che qui l'esponente è 6 Seguendo questa regola allora posso dire che questo limite tende a 6 e allora avrò 6 diviso 2 e 6 diviso 2 ottengo 3. Per risolvere questo limite utilizzerò questa formula. Questo radicale lo vado a riscrivere in altro modo. Ho scritto questo radicale in questa modalità in modo tale posso mettere in evidenza che k in questo caso è uguale a un sesto. Devo anche effettuare un cambio di variabile. Andando a porre 3x uguale a t. Sostituendo qui al posto di x 0, ottengo che t tende a 0. Riscrivo ora questo limite in funzione di t. Al posto di 3x ho sostituito t. Qui al posto di x, considerato che x lo posso scrivere come un terzo t, ho scritto un terzo t. Ho così un limite notevole. Questa quantità è uguale a questa quantità e allora posso dire che questa quantità evidenziata in giallo tenderà a un sesto perché la potenza è pari a un sesto. Questo 3 lo porto al numeratore e allora avrò 3 per un sesto e semplificando si ottiene un mezzo. In questo limite questo radicale lo scrivo in altro modo. Ottengo così la struttura di questo limite notevole. Visto che la potenza di 1 più x è pari a un quinto, allora questo limite tenderà ad un quinto. Per risolvere questo limite dovrò applicare questa formula. Allora l'idea è, è quella di moltiplicare questo limite per seno di x sopra e sotto. In questo modo questa quantità non è nient'altro che un limite notevole. Osservo che il logaritmo di 1 più f di x fratto f di x quando f di x tende a 0 ottengo 1. Nel nostro caso f di x è pari a seno di x, inoltre quando x tende a 0 seno di 0 tende a 0. Allora viene verificata anche questa parte e allora posso dire che la parte evidenziata in giallo tende a 1. Osservo poi che ho un altro limite notevole, seno di x fratto x e seno di x su x quando x tende a 0, questo limite, seno di x su x, tenderà ad 1. Allora quello che mi rimane è un 2 a denominatore e allora posso concludere che il risultato è uguale a un mezzo. Per risolvere questo esercizio utilizzerò questa formula e andrò a applicare prima di tutto le proprietà dei logaritmi, l'esponente dell'argomento del logaritmo qui di fronte. Effettuerò un cambio di variabile andando a porre meno x uguale a t. Ora sostituendo qui al posto di x 0 ottengo che t tende a 0. Vado ora a effettuare il cambio di variabile. Al posto di meno x ho scritto t. Qui al posto di x ho sostituito meno t, esplicitando il valore di x da questa relazione. Ho così un limite notevole, logaritmo di 1 più t fratto t, e questa quantità tende ad 1, e allora ho 2 diviso meno 1 ed ottengo meno 2. Per questo esempio, la prima cosa che vado a fare è applicare qui all'interno le proprietà dei logaritmi. La differenza di due logaritmi la posso scrivere come il logaritmo del rapporto dei loro argomenti. Ora voglio prendere questa x e la metto a esponente dell'argomento del logaritmo. L'idea è voler applicare questa relazione. Per far questo vado a separare il numeratore. x diviso x ottengo 1 e 1 fratto x ricopio 1 su x. In questo modo ottengo un limite notevole, ossia questo, e quando x tende a più infinito so che questa quantità tende ad e, e allora quello che ho è logaritmo di e, ma logaritmo di e è uguale ad 1. Per risolvere questo esercizio vorrò utilizzare questa formula. Effetto un cambio di variabile e fisso l'attenzione su meno 2x, in particolare vado a porre meno 2x uguale a t. Osservo che quando x tende a 0, mettendo qui 0, si ha che t tende a 0. Riscrivo ora questo limite in funzione di t. Al posto di meno 2x scrivo t, al posto di x, sostituendo da questa relazione, vado a scrivere meno un mezzo t. Ho così un limite notevole, che è questo, e alla t meno 1 fratto t, e so che questa quantità, quando t tende a 0, essa tenderà ad 1. Porto ora questo 2 al numeratore e questo segno meno lo metto qui di fronte e, a conti fatti, ottengo meno 2. Per risolvere questo esercizio utilizzerò questa formula. Effettuerò un cambio di variabile andando a porre radice di 4x uguale a t. Ora, quando x tende a 0+, più, sostituendo qui 0+, più, ottengo radice di 0 e quindi posso scrivere che t tende a 0. Effettuo ora un cambio di variabile. Al posto di radice di 4x scrivo t. Al posto di radice di x, esplicitando radice di x da questa relazione, posso andare a scrivere un mezzo t. Ho così un limite notevole e alla t meno 1 fratto t, che è questo qui, e so che quando t tende a 0, questo limite tende ad 1. Porto ora questo 2 a numeratore e allora ho 2 fratto 1 ed ottengo come risultato 2. Vediamo quest'ultimo esempio. Per risolvere questo limite utilizzerò questo limite notevole. L'idea è questa, andare a porre 1 su x uguale a t. Sostituendo qui al posto di x infinito ottengo 1 su infinito e quindi t tende a 0. Riscrivo ora questo limite in funzione di t. 1 su x lo vado a scrivere come t, mentre x a partire da questa relazione lo posso scrivere come 1 su t. Per applicare ora questo limite notevole metto in evidenza un meno 1. Ed ora so che e alla t meno 1 fratto t, quando t tende a 0, tenderà ad 1, siccome che qui di fronte ho un segno meno, complessivamente ottengo meno 1. E con questo... Termino il tutorial su limiti notevoli di funzioni esponenziali e logaritmiche.